Senta, veniamo alla Banca d'Italia, a questi istituti. Quanto conta oggi la massoneria, quanto ha contato in passato e quanto conta oggi la massoneria nella Banca d'Italia? Guardi, io se Non le chiedo di devo. fare No, 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 nomi. no, ma i nomi assolutamente non si fanno. Quindi, no, scusi, glielo dico così può parlare anche più liberamente senza fare nomi. Sì, se noi siamo a un'intervista che è stata rilasciata qualche tempo fa, diciamo a un giornalista molto bravo che si chiama, se non ricordo male, Paolo Come Madron, no? Beh, è un grande è giornalista. un grande giornalista, e in questa intervista il gran capo della massoneria, che è Gustavo Raffi, Sì. ha affermato che le istituzioni sono permeate dalla massoneria. Ecco, questa intervista è stata fatta il 30 ottobre del 2008 sul Sole 24 Ore, una bella intervista dove, a tutto campo, dove si afferma che questa massoneria, non solo la P2, ce lo ricordiamo, la massoneria deviata, ma anche quella ufficiale, e sta all'interno di tutte le istituzioni, dalla Corte Costituzionale alla Banca d'Italia. Ora, io non è che voglio fare nomi, perché noi siamo Ma io non li abituati a. voglio i nomi da lei, facciamo un'analisi da esperto. Non me ne. Cioè, Sì, non. la massoneria conta Così lei è nella anche più banca, libero. Conta questo. conta all'interno della Banca d'Italia, conta all'interno delle banche, continua a contare all'interno delle istituzioni e anche della magistratura. Senta, Napolitano, la NM, io li ho intervistati 4 volte, Luca Palamara, 4, Giuseppe Cascini, negata, dice che loro controllano uno per uno i magistrati che entrano e non sono iscritti a logge massoniche, quindi smentisce quello che dice lei. Io affermo con cognizione di causa che all'interno della magistratura ci sono magistrati che sono iscritti alle logge E perché massoniche. l'ANM non fa piazza pulita? E questo bisognerebbe chiedere all'Associazione Nazionale Magistrati. Ho notizie di primissima mano, No, primissima, ma noi le primissima mano. crediamo, sappiamo che lei è un uomo serio, quindi non è che. Ecco, quindi questa, ecco. Vabbè, l'ANM è un sindacato, alla fine è un sindacato di magistrati, però servitori dello Stato, e quindi non va bene questa cosa qui. Altrettanto grave, Banca d'Italia e Corte Costituzionale, la domanda è questa. Com'è possibile che questo avvenga e com'è possibile che per esempio il nostro Presidente della Repubblica non intervenga su questo? Noi abbiamo grande rispetto per Giorgio Napolitano, Vabbè, io soprattutto, però tutti abbiamo grande rispetto, però su questo bisognerebbe intervenire, bisognerebbe andare anche a fare luce. Lo sappiamo che quando lo scandalo Sindona, ci sì. ricordiamo, ci sono stati, diciamo, servitori dello Stato importanti come Baffo e Sarcinello della Banca d'Italia, però c'erano anche altri che erano meno fedeli servitori. E l'inchiesta parlamentare su quello scandalo, sulla morte di Sindona, sul caffè diciamo, avvelenato, è coperta da segreto di Stato. Quando andremo a rivedere, diciamo, a rileggere quelle carte, ci accorgeremo che all'interno delle istituzioni sono state fatte delle manovre per impedire che venisse a galla la verità, quella che poi ha portato all'assassinio di Giorgio Ambrosoli. Senta, da queste carte, lei ha qualcosa, cioè sa qualcosa che magari c'è dentro e che ci può, diciamo, un po' ci ha già detto, però insomma avete qualche evidenza in più voi dell'IdV o lei? No, io non ce l'ho evidenza in più. Però diciamo, ci sono dei riscontri, io per mestiere faccio come il suo quello di giornalista e quindi ho dei riscontri e da questi riscontri quando usciranno, quando verrà Perché tolto il segreto di Napolitano Stato. non li rende trasparenti, scusi? Questo bisognerebbe chiedere al Presidente della Repubblica, bisognerebbe fare chiarezza e trasparenza anche su questi lati oscuri della storia italiana. Noi avremmo, diciamo, gli italiani avrebbero tutto il diritto di conoscere quelle pagine oscure, quelle deviazioni che ci furono e che portarono, insomma, pezzi delle istituzioni a nascondere la verità. Veniamo alla domanda più tecnica. Come alla fine questa massoneria detta così,
può anche, mi scusi il termine, non è della sua cultura, è più della mia, può diventare anche trendy, no? Se è spessa così. Invece la massoneria è una roba seria che poi orienta, che poi condiziona, non è una roba su cui scherzare. Sì, in che termini la lobby massonica all'interno della Banca d'Italia o della Corte Costituzionale può orientare, per esempio, nella politica economica, nella gestione appunto di queste riserve? In che termini certe decisioni possono essere orientate da queste lobby? Cioè, in che direzione vanno? Vanno nella direzione che è contraria a quella dell'interesse generale. Io voglio ricordare, però non c'è alcun nesso causa-effetto, ci sono state delle sentenze, basta andare a rileggere per esempio alcune sentenze anche della Corte Costituzionale su alcuni crack che ci sono stati, che ne so, quello della Trevitex, dove i banchieri alla fine sono stati grandi banchieri, alla fine sono stati graziati. Però non c'è alcun nesso, andiamo a vedere chi c'è nel Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Il Consiglio Superiore è quello che dovrebbe salvaguardare diciamo anche la trasparenza di questa Banca d'Italia, cioè dovrebbe controllare anche l'operato diciamo del direttorio. Nel direttorio, per esempio, noi nel direttorio per la prima volta il governatore Draghi ha inserito una donna che si chiama Anna Maria Tarantola. E quindi non può essere una massona. Questo io non lo so se può esserlo o non può essere. Noi abbiamo scoperto una fondazione all'interno della Banca d'Italia che si chiama, ci abbiamo fatto parecchie interrogazioni parlamentari, si chiama la Fondazione Berion. Allora, sarà una fondazione con statuto serio, con finalità condivisibili, però all'interno di questa Fondazione Berion andiamo a vedere che ci sono tutti i cosiddetti, tra virgolette, facilitatori della vicenda del riciclaggio con la Cassa di Risparmio di San Marino, uno scandalo che è stato scoperto dalla Procura della Repubblica di Forlì, ce lo ricordiamo, il caso Delta, le autorizzazioni che sono state date e non dovevano essere date perché l'ex presidente della Consob Guido Rossi aveva inviato alla Banca d'Italia una memoria dicendo attenzione che il controllo occulto di Delta, di questa azienda e della Cassa di Risparmio San Marino, non si poteva dare l'autorizzazione a esercitare l'attività creditizia e finanziaria, questa Delta. Lo scandalo, andiamo a vedere nella Fondazione Berione che ci sono. Il capo della vigilanza, Anna Maria Tarantola, Patalano, ex Banca Italia, si è dovuto dimettere quando è uscito questa interrogazione il 1 luglio, era commissario della Sicilcassa, Boccuzzi e altri alti dirigenti della Banca d'Italia che hanno giocato un ruolo anche durante la vicenda dei furbetti del quartierino. Allora bisogna essere trasparenti. Se Draghi, il governatore, vuole essere trasparente, nel mio libro io l'ho accusato, come lei vede c'è un capitolo sull'inchiesta della Procura di Pescara di cui nessuno parla, su una frode fiscale ai danni dello Stato per 4,3 miliardi di euro da parte delle banche di affari e di truffa perché lavavano i dividendi, nessuno ne ha parlato, solo l'Espresso ha fatto un articolo, ripreso da nessun giornale, perché ci sono i grandi poteri, i grandi potentati, una grande solidarietà tra i potentati. E allora anche diciamo su questa vicenda bisogna fare chiarezza, bisogna essere trasparenti, perché poi c'è una tela di ragno, se uno basta che va a vedere i fili di queste tele di ragno e dove portano a una gestione del potere contro i diritti, gli interessi e contro lo Stato democratico, contro lo Stato di diritto.